Ciao, io sono Selene di Un Punto alla Volta e in questo video ti mostrerò come realizzare la maglia 4A dal nuovo Burda Easy. Il modello è molto classico e viene impreziosito dal foulard cucito direttamente sullo scollo. Nel video ti mostrerò come applicarlo. Se non vuoi perderti i prossimi video tutorial, mi raccomando iscriviti al canale di Burda e seguilo sui social per ricevere tutti gli aggiornamenti e le novità sulle prossime uscite. Ti lascio al tutorial. Il modello che andiamo a realizzare è il numero 4 e lo facciamo nella versione A, che è quella un pochino più corta. Ho utilizzato un popolin di cotone, questo è di Nella Tessuti, è leggermente elasticizzato, ma potete sceglierne anche uno fermo. Quindi ho tagliato la parte davanti nel ripiego della stoffa e ho già segnato anche le pence, la parte dietro sempre tagliata nel ripiego della stoffa, le due maniche tagliate speculari, anche queste presentano delle pence su uno dei due lati. Poi ho due rettangoli per il foulard e il ripiego del collo, quello davanti e quello dietro. Queste due parti le ho adesivate con la flisellina G785 di Freudenberg, che è leggermente elasticizzata, quindi mi andava bene anche per questo tipo di tessuto. Ho messo la parte adesivata della teletta contro il rovescio della stoffa e ho sovrapposto un pezzo di cotone. Quindi vado a pressare con il ferro da stiro per fissare bene la teletta sulla stoffa. La stessa cosa l'ho fatta anche sul ripiego davanti e questo è il risultato. Ora andiamo a cucire le pence. Piego in questo modo la stoffa, quindi il dritto è all'interno. Faccio coincidere le estremità del triangolo della pence, quindi sul lato esterno. E poi vado a fermare lungo la linea con gli spilli. Andrò a fare una cucitura con punto dritto lungo la linea della pence. Utilizzo un ago standard 70 di prim e un filo 100% poliestere di Gutermann. Questo è il cucitutto. Saldo l'inizio della cucitura. Poi continuo la cucitura proprio lungo la linea della pence che avevo già tracciato con un pennarello per tessuti. È arrivata in punta la pence, alzo il piedino e taglio il filo lasciando le estremità un po' più lunghe. Non ho saldato il punto alla fine perché vado a fare con queste estremità un paio di nodini per fermare il punto. E questo è il risultato. Adesso, prima di proseguire, vado a stirare le pence e le stiro verso il basso. Stiro verso il basso anche le pence che sono presenti sulle maniche. Adesso metto la parte davanti e la parte dietro al dritto contro dritto e faccio combaciare la linea delle spalle. Applico gli spilli e farò su entrambe le spalle una cucitura con punto dritto. Per rifinire i bordi della stoffa ho scelto di utilizzare la taglia cuci, ma se non ce l'avete potete usare anche il punto zigzag della vostra macchina. Ora prendo i due rettangoli che costituiranno il foulard della maglia e li metto al dritto contro dritto per cucirli insieme sul lato corto. Apro i margini di cucitura e vado a segnare queste due linee seguendo le istruzioni contenute all'interno della rivista, perché la distanza dalla cucitura centrale al punto che sono andata a segnare è diverso da taglia a taglia. Piego in questo modo il foulard, il dritto della stoffa è all'interno. Posiziono gli spilli dove sono andata a tracciare le linee, che mi serviranno appunto come guida per fermare la mia cucitura. E quindi vado a cucire sulle parti esterne. Rifinisco i margini di cucitura, taglio anche gli angoli vicino alla cucitura che abbiamo appena fatto. E poi andrò a girare il foulard al dritto. Riprendo la maglia e la posiziono in questo modo sul piano. Lavoreremo sullo scollo dietro. Riprendo il foulard e faccio combaciare la linea della cucitura con il centro dietro della maglia. Gli spilli che invece avevo posizionato nei punti dove avevo segnato la linea con il pennarello, precedentemente vanno fatti combaciare con la linea delle spalle. Quindi dopo aver fissato sia le parti esterne che la parte centrale, lavoro le parti intermedie e riposiziono gli spilli in modo da bloccare il foulard sul dietro della maglia. A questo punto potete scegliere se imbastire o cucire direttamente con la macchina.
Ora posiziono al dritto contro dritto anche le parti del ripiego. Cucirò insieme, anche in questo caso, le spalle. Ho aperto i margini di cucitura e rifinito la parte esterna del ripiego. Ora lo posiziono al dritto contro dritto con lo scollo della maglia, partendo proprio dalle spalle. Il foulard si trova tra il ripiego e la maglia. Applico gli spilli tutto intorno e poi farò una cucitura con punto dritto per fermare questi strati insieme. Con le forbici vado ad incidere sulla punta dello scollo davanti e poi incido anche sulle parti curve dello scollo dietro. I tagli che sto facendo sono nel margine di cucitura, quindi devo stare attenta a non tagliare la cucitura che ho appena fatto. Ora porto il ripiego verso l'interno e lo blocco con gli spilli. Mi aiuterò anche con il ferro da stiro per fermarlo proprio verso l'interno e andrò a fare una cucitura con punto dritto molto vicina al bordo, in questo modo per fermare il ripiego all'interno e rifinire lo scollo. Ora giro al rovescio la maglia e faccio combaciare i laterali. Applicherò gli spilli e poi andrò a cucire a macchina con un punto dritto. Ho fatto queste due cuciture parallele nella parte alta delle maniche e ora vado a chiudere le maniche su se stesse, posizionandole in questo modo, il dritto della stoffa è all'interno, e faccio una cucitura con punto dritto. Con la maglia al rovescio e la manica al dritto, inserisco la manica all'interno della maglia. Faccio combaciare la cucitura della manica con il laterale della maglia. Applico il primo spillo, poi cerco la tacca di riferimento presente sulla manica e sulla maglia e le faccio combaciare insieme e applico un secondo spillo in questo punto e poi lavoro la parte centrale tra questi due spilli. Continuo ad applicare gli spilli partendo dal basso fino ad arrivare all'inizio delle cuciture che vi ho mostrato prima, quelle che serviranno ad arricciare leggermente la parte alta della manica. La stessa cosa la faccio dall'altra parte, quindi sempre partendo dal basso mi congiungo fino alla cucitura. Ora prendo la parte alta della manica dove c'è la tacca di riferimento e la faccio combaciare con la linea delle spalle della maglia e applico uno spillo. Adesso lavoriamo questa parte della manica. Tiro leggermente i fili della cucitura appunto che avevo fatto sulla parte alta della manica in modo tale da arricciare leggermente la stoffa. Distribuisco bene l'arricciatura e applico gli spilli. La stessa cosa faccio dall'altra parte, quindi tiro leggermente i fili per arricciare la parte alta della manica e distribuisco bene l'arricciatura. Quando sono soddisfatta, applico gli spilli. Quando ho finito di applicare gli spilli, vado a cucire con un punto dritto. Questo è il risultato della maglia, l'unica cosa che manca da fare sono gli orli. Per il fondo e per le maniche vado a fare un orlo arrotolato, quindi piego di un centimetro e poi di nuovo di un centimetro verso l'interno e vado a fare la mia cucitura sempre con punto dritto. La stessa cosa per le maniche. Questo è il risultato finito dell'orlo. Questa è la maglia finita e indossata. Vi ricordo che in descrizione al video trovate tutti i link utili per realizzare anche voi la vostra maglia e anche i link per seguire Burda sui social. Ciao!